Alissa! Ciao! Oggi ti trasformerai in una stilista perché sì. Qua ci sono delle clienti di carta che hanno proprio bisogno del tuo aiuto. Io le adoro! Ti piacciono le bamboline da vestire? Sì! Anche a me, però queste, Alissa, hanno veramente bisogno di aiuto. Vediamo un po' la prima cliente. Devi trovarle un'alternativa a questo vestito, poverina. Oddio. Sì, a scuola la prendono tutti in giro perché si presenta con questo sacco tutto rotto. E direi... Ti prego, Alissa, ho bisogno del tuo aiuto. Guarda come vado in giro. Okay. Mi puoi aiutare? Sì, subito. Guarda qua quanta scelta. Ma la cosa che noto è che sono un po' divisi per stile. Quindi sì. Potresti usare tutto di un set oppure mischiare. Io li vorrei anche un po' mischiare. Innanzitutto io le leverei questo vestito. Ok, non ti preoccupare, te lo teniamo da parte, così dopo te lo puoi rimettere. Ok, vediamo. A me piace questo. Sarà la sua taglia? Eccolo. Bene. Adesso questo. Ok. No, troppo carina. Ecco. Oh, che bella. Wow, è carinissimo. Ah, ma c'abbiamo un altro foglio lì nascosto. Io gli voglio mettere Bia. Ah, è vero, è proprio Bia. Gliela metto accanto. Anche perché poi ti assomiglia un po' a lei, eh. Alla sì. Frangetta, i capelli castani. Le mancano occhiali e apparecchio. Ci saranno come accessori? Che si regge la tenda. Ah, è vero, sì. Ce l'ho messo qui? Sì, dai. Il gatto appeso alla tenda. Bellissimo. Molto realistico. Gli occhiali. Ah, e allora sì che possiamo fare proprio te. Bene, Alissa che chiede aiuto ad Alissa. Però aspetta, ma dopo le copre gli occhi. Allora mettiglieli sopra. No, sopra la testa. Sì, è meglio. Ecco, dai, sta venendo super carina. Una borsetta? Sì. Qui ce ne sono proprio di vere carine. Beh, visto che stai facendo te, metti qualcosa che piacerebbe a te. Questa qui. Guarda che differenza, rispetto a com'era all'inizio. Eh sì. Ok, però io aggiungerei anche un altro dettaglio, dai. Eh sì, volevo prendere qualcosa in mano. Beh, guarda, c'è anche il bubble tea. Questo, vero? Ok, vuoi sentire la musica? Ok, ed ecco qua il risultato della prima cliente. Io direi che la differenza con il primo vestito c'è tutta, eh? Eh sì. Voi che dite? Poi è super cute. Super cute. Beh, che dici, c'è tempo per un'altra cliente? Sì. Vai, vediamo un po' chi arriva adesso. Vi ricordo che mi devono pagare. Voi li devono pagare. No, dai, non lo facciamo così, lo facciamo per solidarietà. Ma dai, proprio, che ci devi fare con i soldi? Comprare altri vestiti. Ah, ok, vabbè, dai, allora dopo ti faccio dare il bonus statale. Vabbè, allora togliamole questo vestito che è anche tutto rotto, guarda. E vediamo un po' lei come possiamo migliorarla. Ok. Che stile avrà lei? Capelli viola, vestirla di viola sarebbe un po' banale. Mi piacciono questi due, cioè scusa, questi due. Tutto ti piace? E vabbè, mettere qualcosa. Oppure potrei fare il mix di questi due. Ah dai, non ci sta male. Bello questo, okay. Voglio mettere di questo. Vediamo un po' cosa fai questa volta. Mi raccomando, perché lei deve essere carina per il primo giorno di scuola. Eh sì. Perché lei non è mai andata a scuola. Lei era, sì, era povera, viveva sotto i ponti, non è mai andata a scuola. E adesso, anche se siamo a metà anno, lei inizia adesso la scuola. Beh, meglio ora che mai. Poi, vediamo, una sciarpa? Sì, fa un po' freddo, Bisogna fare un clima adatto alla scuola sotto i ponti, quindi fa freddo. No, non è vero, non è sotto i ponti. Però le serve qualcosa per studiare, ce l'abbiamo una cartella, dei libri, qualcosa? Sennò come studia? Vediamo. Cerca dei libri, cerca un libro. Non c'è... Ah, eccolo! Ah, abbiamo trovato anche il libro. Mettiamoglielo qui in mano. Ok. E poi anche la cartella però. Sì. Ok. E che ne dici se mettiamo anche un cerchietto? Sì, ci sta bene. Quale preferisci, mamma? Beh, per la scuola io direi un qualcosa non troppo fantasioso, altrimenti poi le maestre sai come sono. Qualcosa di sobrio, elegante, carino, ma non esagerato.
e che si abbini ovviamente a questo vestito. Lei è un po' sull'azzurro. Questo che qui non abbiamo ancora usato niente. È vero, e quello è proprio perfetto. È pure azzurro un po'. Mm-mm. E anche un po' di rosa. Qui o qui? Fai tu, sei tu la stilista. Io non ho le competenze per poterti consigliare. Mi sembra che l'hai messo benissimo. Ok, bene, adesso può andare a scuola scalza. Così cammina nelle pozzanghere, si sporca tutti i piedi, arriva e la bocciano subito. No, gli mettiamo queste scarpe. Ok, a proposito di scarpe, piedi e ciabatte, guarda un po' chi c'è lì. Ma poi penso che quelle siano tra le ciabatte più brutte che esistono al mondo. Grazie mamma. Però sono comode le Crocs. Brutte ma comode. Ok, no dai, ma è proprio perfetta per la scuola. No, wow. Bellissima. Però le manca la merenda. La merenda per la scuola. Che cosa mangerà a merenda? Lei nella sua vita ha sempre mangiato soltanto cose trovate nella spazzatura. Adesso finalmente può mangiare qualcosa di buono, perché è stata adottata. E quindi i genitori adesso le mettono delle cose buone. Sì, gli mettiamo un bubble tea. Un bubble tea. Dai, per fare proprio il pieno di zuccheri, dai, che per lo studio servono. E dove se lo mette sto bubble tea? Per terra, in testa, non lo so, in bocca. Sì, in bocca. Dai. Oh, perfetta. Anche lei, direi, cambio look riuscito. In questo caso anche cambio vita. Da essere una barbona che viveva sotto i ponti, adesso è una bambina adottata, amata, che va a scuola e che beve il bubble tea così senza usare neanche le mani. E con il libro aperto a caso. E vabbè, comunque io direi che sei stata molto brava e la prossima volta faremo anche le prossime clienti, che chissà come si presenteranno. Per ora non lo sappiamo, non le vogliamo neanche sbirciare. Però ragazzi, se vi è piaciuto questo video fatecelo sapere, che così faremo altre puntate. Sì. Questo set di bamboline da vestire adesive le abbiamo prese su Temu. E avevamo anche fatto il video in cui le prendevamo e le unboxavamo, ve lo linko anche in descrizione, così potete vederlo se ve lo siete perso. Comunque guarda che differenza c'è tra queste due. È vero, perché anche lei era la stessa modella. Beh, fateci sapere anche voi quale preferite di risultato, se il primo con la gatta che si attacca alla tenda oppure il secondo con la bambina pronta per la scuola. Ti sei divertita? Sì, tantissimo. Io pure. E allora ragazzi, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!